C'è una richiesta da parte di, credo, anche la spettatrice più sfegatata. Sì, abbiamo visto una fan di Cappella Futura che chiede insistentemente di cantare. Nell'organizzazione sì. Cappella Futura. E chiede di cantare. Io vi chiedo un applauso, Cappella Futura, che ci permette di vedere spettacoli teatrali, di ascoltare musica, veramente tanti sacrifici, tante cose. Allora, quindi lei stasera, vedendo i ragazzi e ragazze che cantavano, ha chiesto: posso cantare anche io, perché no? E c'è anche una specifica richiesta, tra l'altro sì, anche impegnativa, non è una canzone che mi sta particolarmente a cuore e che porta per titolo Grande Amore. Grande Amore ed è Il Volo, che hanno vinto Sanremo. Sanremo ritorna sempre in mente questa sera. Innanzitutto, come ti chiami? Mi chiamo Rosaria. Quanti anni hai? 18 anni. E vuoi cantare? Vuole cantare Grande Amore. Vediamo un po' se i tecnici ti accontentano stasera. Un piccolo spezzone. Sì. Prego. Brava anche a te. Tu sei mette per sole, mentre te musica mette il sole, perché tu sei mette tanto tanto, dedati il sole. Tu sei mette per te parole, mentre mandarsi che mette tutto può cambiare, mentre te musica mette ammonare, mentre te l'amore. Bravissima! Grazie!
hai aspettato lì seduta tutte le canzoni che hai ascoltato e le hai anche cantate tutte le canzoni perché ti guardava e poi ci hai cantato questa bella canzone. Brava! Grazie. Allora, vorrei dire una cosa a Rosaria. Rosaria, vieni qua, vieni qua. Allora, la cosa che mi ha colpito di Rosaria è il sincronismo, come lei ha seguito il volo, come ha fraseggiato insieme al volo, e dal suo occhio sinistro adesso scende una lacrima. E questa cosa mi fa capire una cosa che mi fa capire che la musica è terreno fertile nelle persone speciali. Quindi per me il minimo che posso fare per te, stasera ti regalo una borsa di studio di 4 lezioni gratis da fare alla Flegrea Music. Benvenuta tra noi. Poi parlerò con papà, ci organizziamo quando ci dobbiamo vedere, ok? Meraviglioso, meraviglioso. Grazie meraviglioso. Per questa grande emozione che ci hai regalato. Meraviglioso, meraviglioso. Senza parole.